Malar Morghulis YouTubers, benvenuti in questo nuovo video. Un video un po' fuori dalla norma, perché siccome lo volevamo fare in effetti, non aspettato, ma comunque voi ce l'avete chiesto tipo in 100 milioni di miliardi di milioni di miliardi. E oggi parliamo della appena conclusa quinta stagione di Game of Thrones, che si è presentata con alti e bassi in tutta quanta la sua durata. Anzi, è cominciata che era molto è stata una stagione un po' altalenante, sia per la qualità delle puntate, che a volte sono stati quasi dei capolavori, altre volte ci hanno un po' rotto le scatole. I cambiamenti all'inizio erano così radicali che proprio ti faceva venire voglia di strapparti la faccia con le mani, così, stile Hannibal. E poi ci siamo proprio dovuti abituare noi a questa idea, perché per la prima volta una stagione di Game of Thrones si è distaccata completamente dai libri per quanto riguarda molte delle storyline. Che poi è arrivato anche Martin, che ha detto: questa è la stagione, sono liberi di fare quello che vogliono, io approvo, statevi zitti. E noi zitti. Quindi adesso facciamo, dopo questo giudizio molto sommario, andiamo a analizzare storyline per storyline e vediamo cosa ci è piaciuto e cosa di meno, cosa non ci è piaciuto, cosa odiamo alla follia di questa quinta stagione. Chiaramente a grandi linee, perché non potremo scendere nel dettaglio, altrimenti c'è un video di 40.000 minuti e non va bene. Potremmo anche dividere in 27 parti, così riempiamo il canale per l'eternità, ma anche noi cerchiamo di fare una cosa abbastanza rapida. Ok. Allora, cerchiamo di seguire un certo ordine anche geografico. Partiamo dai personaggi che si trovano ad Essos. Partendo, diciamo, da nord, parliamo un po' della storia di Arya. Che si trova nella casa del bianco e del nero. Diciamo che su Arya non abbiamo troppo da dire, anche perché la sua storia è una di quelle più aderenti a quelli che sono i capitoli dei libri. Una delle differenze più importanti è che nella serie, a differenza dei libri, c'è Jaqen H'ghar. La sua presenza sa un po' di fanservice, però tanto ci fa piacere, perché anche a noi per Jaqen H'ghar, vederlo qui ancora una volta, comunque non dispiace, non cambia più di tanto quello che accade nella storia di Arya. No, anche perché hanno trattato bene la storia, diciamo, hanno saputo descrivere bene la casa del bianco e del nero, cosa fa Arya in quel luogo tutto nuovo, tutto particolare, soprattutto per una ragazzina che si è trovata ad essere sbarcata dall'altra parte del mondo. Quindi è una bella serie, una bella storyline questa serie, in effetti. È bello come si è riso a Braavos, è bello come si è riso la casa del bianco e del nero. Cioè, un'unica critica che potremmo fare è che è stato un po' tutto troppo affrettato, soprattutto nel finale. Perché più che cambi ci sono stati i tagli, quindi tutto sì, molto velocemente. Negli ultimi 10 minuti della storyline, nell'ultima puntata, con quello che è successo, sono accadute così tante cose tutte insieme, che sono sì più o meno successe nei libri, però sparate addosso così, non si riesce bene a condensarle, a capirle tutte, ci vuole tempo. Poi diciamo l'ultimissima scena con Jaqen H'ghar che muore, poi sembra che non è morto, poi compare da dietro, ci può fare pensare, ma era effettivamente Jaqen H'ghar, cioè lo stesso che ha incontrato ad Arrenal, oppure semplicemente un altro tipo che, facendo parte della casa del bianco e del nero, ha indossato il volto per essere Jaqen più H'ghar, familiare, per essere non si sa, comunque questa cosa andrà analizzata anche nelle prossime puntate, però l'anno prossimo. Spostiamoci adesso leggermente più a sud e troviamo a Pentos Tyrion, che da qui parte per la sua storyline in questa stagione. Io c'ho sullo stomaco dalla scorsa stagione il fatto che Tywin non abbia detto la frase che tutti i lettori del libro si aspettavano: dove vanno le puttane? E infatti questo video particolare doveva essere sulle differenze tra libro e serie TV, si doveva chiamare dove vanno le puntate, perché ce l'avevo veramente sullo stomaco questo fatto. E secondo me è un pezzo di caratterizzazione di Tyrion importante che quelli della serie non hanno nemmeno considerato. E quindi il viaggio in Essos già inizia particolarmente affrettato e tagliato. Però comunque, diciamo, è continuato in maniera sì, piena di tagli e piena di cambi. Molta parte di Essos che doveva essere visitata da Tyrion non è stata più visitata. Si arriva a Volantis in due secondi da Pentos e... Però diciamo che in questo caso i tagli e i cambiamenti sono stati creati in maniera abbastanza furba. Diciamo, c'erano altri personaggi che Tyrion avrebbe dovuto incontrare, in particolare Connington, che è stato preso e, come dire, trasposto su Jura, che potremmo chiamare Jura Connington adesso.
Però diciamo, a livello di scrittura comunque è stata abbastanza furba come cosa, volendo. Sì, alla fine sono riusciti a ritornare su quello che ha scritto Martin senza aggiungere personaggi in più. E poi comunque, anche se tipo Valyria non sia stata, come dire, non è stato un luogo visitato da Tyrion nei libri, è stato bello vederlo nella serie, sia Valyria e sia Tyrion che vede per la prima volta un drago proprio a Valyria. E poi appunto nel finale della trama, anche se poi sono gli ultimi episodi, comunque c'è l'incontro fatidico tra Tyrion e Daenerys, che di fatto è uno spoiler nei confronti dei prossimi libri, però Martin già aveva dichiarato altre volte che questo incontro ci sarebbe stato. E in effetti è stato una delle cose più fighe di questa storyline, perché sì, cioè sì. Concludiamo il discorso sui personaggi che si trovano adesso, chiaramente con Daenerys che si trova lì a Meereen a cazzeggiare da tempi memori. Tre stagioni, madonna. Diciamo, personalmente questa storyline vi direi proprio a metà, perché la prima parte è abbastanza noiosa e ricca di momenti what the fuck, cioè ci hanno aggiunto la romance tra Verme Grigio e Miss Sunday. Che nel libro sono un castrato e una bambina di 10 anni. Ma soprattutto mi chiedo a chi interessa questa romance, se tra di voi c'è qualcuno a cui interessa veramente, ditemelo, perché io non ci credo. Poi c'è la morte di Ser Barristan. E la morte di Ser Barristan è una delle cose più... Non tanto per la morte in sé di Ser Barristan. Immacolati! Sono la falange a piedi di fanteria più forte di tutti i tempi, che non provano dolore mai nella vita. E muoiono come mosche. Come mosche. In uno spazio stretto una falange perde contro dei tizi armati di col... Ma che cacchio vi siete bevuti, D&D? Cosa vi siete bevuti? Non si capisce perché. Io non lo so. Beh, poi arriva Ser Barristan che ne ammazza 25 da solo, ovviamente muore perché combatte da solo. E vabbè, e ci siamo giocati Ser Barristan così senza un apparente motivo. Comunque, a parte questo, la storia è comunque un po' confusa anche sul piano politico. Poi abbiamo questi figli della Pia che dovrebbero essere dei nobili. E invece sono dei guerrieri assassini tipo Altair. Assassini senza volto, uccidono tutti quanti con un colpo. Immacolati soprattutto. Immacolati che dovrebbero essere molto più forti di loro. Quindi a livello proprio di scrittura delle singole scene ci sono molte pecche. Però la storia si riprende proprio con l'arrivo di Tyrion, con questi la morte di Ser Barristan e l'arrivo di Tyrion risolleva tutto in pratica. Poi sono molto belli i dialoghi tra Tyrion e Daenerys, coloro che si incontrano e parlano delle loro famiglie. Ah sì, io mi fido molto di mio fratello. Chi? Tuo fratello? Quello che ho visto mio padre. Che bello. Le riunioni simpatiche. Cioè, molto, come dire, surreale, come scena. Daenerys capite che il padre è pazzo, tutte quelle cose lì, è abbastanza figo. Diciamo, ha risollevato un po' il tutto. E poi chiaramente l'episodio finale con... Il finale è stato figo, è tornato Drogon, lei se ne è volata. I milioni di Dothraki che appaiono a caso, in una landa desolata ci sono milioni di Dothraki che appaiono da sottoterra, va bene. Diciamo, ok. Dothraki sono tipo ninja, si nascondono. Con i cavalli. Con i cavalli. Con i cavalli. Non hanno nulla, però comunque il finale ci è piaciuto abbastanza, e in questo caso è molto in linea con il finale della storia di Daenerys. A parte Tyrion che rimane da solo nella città di Meereen e... Tutti quelli che hanno letto i libri, spero che abbiano avuto la mia, come dire, espressione nel vedere Vare scomparire lì a Meereen. Perché io l'ho visto e ho detto, che cazzo ci fai? Dovessi comparire nel finale della puntata. In ad approdo del re doveva comparire e... E invece già là si era capito che l'epilogo non sarebbe stato lo stesso dell'epilogo, purtroppo, della danza dei draghi. Che era veramente qualcosa di eccezionale, ma... Però non facciamo troppi spoiler, anche se speriamo che già sappiate molto di voi cosa... avremmo voluto che accadesse. Sicuramente chi non ha letto i libri si è goduto meglio il finale della storia di Daenerys, ma comunque. Finito con esso, passiamo a Westeros e passiamo dal sud verso il nord, andando verso il nord. E ovviamente la prima storyline che troviamo partendo dal sud è quella di Dorne. Quella di Dorne, anche non avendo letto i libri, qui noi delle volte siamo di parte perché abbiamo letto i libri e ci piacciono molto i libri, ma anche non avendo i detti libri, oggettivamente, registicamente parlando, dal punto di vista della sceneggiatura, Dorne l'hanno scritta con i piedi, senza mezzi misure, è brutta, l'hanno fatta male. Diciamo, la caratterizzazione dei vari personaggi è stata affrettata, a volte incoerente con quello che si è visto nel resto della stagione. Per esempio, il fatto stesso che Jimmy e Bronn vanno così all'avventura mi sembra un po' esagerato. La strana coppia sulla nave a fare le battutine, i combattimenti comici con Jimmy che para con la mano, no? Cioè, ok che Jimmy non è un genio come Tyrion o come suo padre Tywin, però andare così all'avventura, cercare di...
andare a salvare sua figlia barra nipote è stato un po' troppo strano, vedere un guerriero come lui prenderla così alla leggera. E poi personalmente ho odiato il modo in cui è stato trasformato il personaggio di Elaria Sound, che ha voluto vendicare Oberyn uccidendo Myrcella, che è una ragazzina innocente, nonostante nella scorsa stagione c'era quel bellissimo dialogo tra Oberyn e Tywin con Elaria presente, dove Oberyn diceva proprio Tywin, sei fortunato che Myrcella si trova a Dorne, perché a Dorne noi non uccidiamo le ragazzine. Allora Elaria era lì presente, sente Oberyn annuisce anche, annuisce, la fanno annuire, e poi lei che fa? Uccide una ragazzina per vendicare Oberyn. Cioè l'hai fatto male, l'hai fatto male. Poi proprio strutturalmente Doran, che è un personaggio figo nei libri, non sapete quanto è figo Doran Martell. L'hanno fatto caratterizzato proprio piatto, lui è il re, il principe di Dorne, l'hanno caratterizzato così, lui è il principe che deve badare al bene superiore, però è intelligente anche nella serie. E allora perché cavolo ha invitato le serpi e l'aria alla partenza? Sapevi che avrebbero fatto qualcosa? E sulla nave dei Lannister, mentre Myrcella moriva, c'era comunque suo nipote lì. Perché? Perché? Perché l'aria ha fatto sta cavolata? Diciamo che questo è un caso in cui gli scrittori hanno deciso di scrivere una storia partendo dal nulla, perché comunque hanno preso i libri e l'hanno tolti di mezzo. E qui si vede che lasciati a loro stessi spesso scrivono boiate incredibili. Che poi c'è alcune cose che si sono inventate, le hanno scritte pure bene, ma Dorne proprio non ci sono. Coi piedi. Le serpi delle sabbie caratterizzate pochissimo e malissimo, l'unica caratterizzazione che poi era propedeutica per l'avvelenamento finale di Myrcella in pratica sono state la scena di tette, che noi apprezziamo in quanto maschi eterosessuali, l'apprezziamo tantissimo. La scena di tette più inutile e gratuita mai. Random. Cioè, è peggio di Melisandre, peggio ancora, proprio. Va bene, ok, ormai. Diciamo, Dorne forse è il capitolo peggiore almeno in questa stagione. Sì. Passando alla storyline di Approdo del Re, ci sono state delle cose costruite abbastanza bene, però la costruzione dei personaggi in sé è abbastanza approssimativa. Per esempio, Tommen parte da essere stranamente uno stallone di 16 anni che fa una maratona di prima notte di nozze con Margaery e poi ritorna a essere più o meno come nei libri, abbastanza impotente. Non posso fare niente, mia madre e mia moglie stanno imprigionati, non posso fare niente. Vabbè. Così come è stato un po' sminuito il personaggio di Loras, che quando lo vediamo sta già, come dire, a letto con un altro uomo, e in tutta la stagione il suo ruolo è l'omosessuale di turno che viene preso in giro, cioè, viene incarcerato per c'è questo. Proprio non l'omosessuale, proprio quello super effeminato che va con tutti, libertino, quando invece quando nei poi libri... in realtà è un personaggio molto più profondo, anzi lui starebbe ancora portando il lutto per Rally, tant'è che, come dire, è ancora innamorato di Rally nonostante sia morto da più di un anno. Quindi è un po'... cioè, brutto, ci è dispiaciuto, sì, vederlo sminuito in questa maniera. Poi il conflitto fra le regine, vabbè che nel libro ci sono premesse differenti, però proprio anche qui oggettivamente magari ci si poteva spendere un po' di più di furbizia, qui invece si attaccano direttamente in pratica Cersei e Margaery, poi tutto si riduce in una sola puntata, succede il patatrac con l'altopassero e quindi niente più conflitto fra la vecchia regina e la nuova regina. Anche qui, diciamo, però tutto si riprende nel finale, è stato bello vedere Cersei nelle celle, perché comunque è una delle personaggi più odiate, e vederla in quella situazione penso che abbia dato un po' di profondità anche di sollievo a tutti quelli che odiano Cersei. E poi c'è stata la scena finale, la Walk of Shame, la Torment, come cavolo si chiama, insomma, che è stata resa molto bene, proprio come è stata descritta nei libri, e anche il finale con la comparsa di Robert Strong, che non chiamano Robert Strong ma fa niente, diciamo, questo c'è cavaliere problema. Che si è capito che la montagna che cammina ha reso non morto da Qyburn, la montagna morta che cammina, la montagna morta che cammina, vabbè, Qyburn, che diciamo è quello un po' più figo, a me fa ridere quando prende e fa esperimenti a cacchio sulla gente con mega siringoni giganti, diciamo, e questo crea molto hype per la prossima stagione, perché abbiamo questa Cersei con questa sorta di Terminator gigante che userà per fare, che la prende in braccio, la prende in braccio stile ufficiale gentiluomo. Sì, ci mancava solo la musica con certi, però a parte questo il finale è stato molto figo, poi è tornato Kevan, vedremo cosa accade. Sì, peccato stagione. Che non si è visto molto Kevan in questa stagione, speriamo nella prossima. È stato bello come hanno ripreso Lancer, che è stato un modo per ripreso
riprendere un personaggio già conosciuto e rivalutarlo, anche se è un po' troppo estremizzato. Sì, questa falange armata del credo in realtà è completamente diversa da quello che abbiamo visto nei libri. Però comunque può essere interessante vedere. Sì, cioè alla fine della trama comunque è giusto così, che sia così, è un po' diversa nella caratterizzazione, però sì, ci sta, è bella. Ok. Passiamo avanti. Sì. Quindi procedendo verso nord passiamo per la valle, anche se è proprio una via di passaggio, perché in teoria la storia di Tokoto e Sansa si bloccherebbe la valle, invece nella serie proseguono e vanno verso il nord e verso il grande inverno. Diciamo che di Tokoto è stato inserito qua e là per riempire buchi di trama, perché non c'è una vera e propria trama di Tokoto, quindi l'hanno quasi inserito in altre trame. Tra l'altro lui ha la capacità di spostarsi dall'altra parte del mondo in 5 secondi, che gliene frega che lui prima sta a Grande Inverno e poi arriva da Pluto Re, che è dall'altra parte di Westeros. No, lui in 2 giorni se ne è fatta, si teletrasporta da un punto all'altro. L'unica spiegazione è che lui ha le magie delle magie. Lui in realtà è un misto tra un drago, un estraneo, un lore. Perché l'unica spiegazione è questa. L'unica spiegazione è che i sceneggiatori non si sono resi conto che tra Bruto del Re e il Grande Inverno ci sono chilometri e chilometri. È come da qua dall'Inghilterra, quindi. Però comunque, a parte questo, diciamo, l'unica cosa di nuovo e costruttivo che fa Tito Corte è portare Sansa al Grande Inverno. E Sansa, facendo ciò, si porta insieme Brienne e Podrick. Casualmente. È uno dei contri peggio scritti nella storia, cioè in tutto il nord, in tutto Westeros, loro vanno nella stessa locanda e c'è Podrick che dice Luke, it's Sansa. No! Luke, it's Sansa Stark, non è possibile! Lady Brienne, Luke, it's Sansa Stark, no! Diciamo che Brienne sembra essere la donna più fortunata del mondo nel trovare gente. Prima trova Arya, uscita il mastino, poi trova Sansa. No! Alla fine troverà Stannis. Cioè, si trova sempre al momento giusto. Oddio, il momento sbagliato, perché comunque non è che fa chissà grandi cose. Arya se ne va, Sansa se ne va. Comunque, parliamo un po' di Sansa. Diciamo che inizialmente proprio la trama di Sansa era quella che ci spaventava un po' di più per quella che sarebbe stata la resa, perché addirittura già dai trailer si era vista una porta in una scena di lei quando fa il bagno, se non mi sbaglio. E i fan avevano capito già che quella era la porta della sua stanza a Grande Inverno, come avete fatto? E quindi da questo elemento, conoscendo poi la storia della falsa Arya che sposa Ramsay nei libri, si era capito che Sansa avrebbe preso questo posto. E quindi eravamo un po' titubanti su quello che poteva essere appunto la resa di questa storyline. Però tutto sommato alla fine non è stata male, anzi forse tra le cose scritte ex nuovo è una di quelle più belle, sì, più nello stile di Marvel. Perché anche, cioè, hanno cambiato parecchie cose, il ruolo di Sansa come moglie di Ramsay Bolton è completamente inventato, diciamocelo, però lo scheletro della storia è quello di Martin, è quello che ha scritto Martin nella saga del Nord, con la presenza ovviamente di Rick Tion, e siccome Martin sa scrivere bene le storie qui non ci piove, qui D&D hanno saputo destreggiarsi fra le novità e la cosa già scritta, un po' come succede anche a Essos con la Togliani di Daenerys, più o meno, qui ha anche fatto un po' meglio. L'introduzione del nuovo personaggio dell'amante di Ramsay è ex novo, è un'invenzione della serie, però vale, anche solo per la scena del bagno, vale. Poi personalmente mi è piaciuto molto rivedere i luoghi di Grande Inverno, in particolare l'albero del cuore e il laghetto dove Stark andava a pulire la sua spada a ghiaccio. La scena del matrimonio. La scena del matrimonio è molto evocativa, anche se allo stesso tempo molto triste. E poi la scena della messa a letto. Che qui le persone hanno detto è troppo forte. In realtà no, cioè in realtà serviva allo scopo e non è nemmeno così tanto forte, perché l'unica cosa che ci testimonia dell'orrore è lo sguardo di Tion, e poi noi la puntata dopo sappiamo che per una settimana Ramsay si è comportato così, cioè l'ha stuprata? Sì, diciamo che è stato un po' scioccante vedere la scena, però poi la puntata dopo scopriamo che quella scena in realtà si è ripetuta molte più volte. E le persone lì hanno lasciato correre, la scena no, e voi pensate sono 7 giorni che Sansa subisce quel trattamento. Comunque il fatto che ci abbia preso male comunque vuol dire che il risultato è stato colpito, perché chiaramente quella scena è fatta per emozionare il negativo, però l'importante è che comunque emozioni. Sì, infatti lo scopo era quello, noi sappiamo che Ramsay è uno stronzo di prima categoria, quindi serviva, era necessaria. Ecco, vabbè, l'incontro tra Tion e Sansa è stato interessante, Tion ha rivelato a Sansa che i due Stark sono ancora vivi. Questo è molto importante perché ora lei sa che ha ancora una famiglia. E quindi ci chiediamo cosa farà
se andrà verso il nord, c'è tutto un mondo di possibilità, anche perché ci sono personaggi che dovranno andare alla ricerca dei due giovani Stark che invece sono in altri luoghi, non hanno ricevuto nessuno. Magari sarà la stessa Sansa a occuparsi di ciò, a meno che poi non cambino tutto e sono morti suicidandosi dalle mura. Perché a questo punto cioè, è probabile tutto ormai, anche perché poi cioè, non sappiamo a dito corto cosa farà in queste situazioni, quindi c'è ancora tutto un mondo di possibilità da fare. E poi va bene, c'è Ramsay che ha sostituito Joffrey come personaggio più odiato, almeno forse fino alla nona puntata, perché c'è perché? Stato un sorpasso incredibile, vabbè ora ne parliamo. E infatti ora è il turno di parlare di Stannis. Stannis, la storyline di Stannis dal Castello Nero fino all'assedio tentato di Grande Inverno è probabilmente una delle migliori storyline scritte fino a una puntata. Stannis, la storia di Stannis è piena di azione, è diciamo nei cambiamenti più fedele al libro rispetto a quasi tutte le altre storyline. E poi erano state aggiunte delle chicche, lui che faceva il padre perfetto, lui che faceva il gran Marnazzi, era pure diverso. Cioè là al punto in cui lui racconta la storia a sua figlia Shireen, si è sciolto il cuore nel nostro petto perché era troppo paccioccosa come scena proprio. Poi però è arrivata la nona puntata con quello che è successo, lo sapete, là tutti quanti hanno odiato Stannis. Io personalmente sto al lite con Stannis dei lead, no, la serie. Perché sono, come molti fan, anche nelle pagine Facebook fan di Game of Thrones, hanno fatto notare che lo Stannis dei libri non avrebbe mai sacrificato nemmeno i suoi soldati al Dio Rosso durante l'assedio e la grande bufera di neve. Qui invece, dopo tutta quanta l'affezione che si era costruita fra Shireen e Stannis, si è successo tutta sta roba. La cosa brutta è che l'impressione è proprio, come dire, che la scena sia stata costruita per creare più shock possibile. Sì. Cioè, hanno caricato molto il rapporto padre-figlio tra Stannis e Shireen, per poi, sapendo che ci sarebbe stato questo colpo di scena, creare uno shock ancora maggiore. Shock che poi è risultato quasi inutile, perché poi la puntata dopo... C'è l'ennesimo shock, completamente. Stannis che è andato in guerra praticamente quasi come un essere vuoto, ormai non gli importava più niente, quasi della morire, vita, della cioè... vita. E poi anche in questo caso è comparsa Brienne dal nulla. Ah, io sono Brienne. Ti condanno a morte. E ma sembra essere morto Stannis. E qui moriamo tutti un po' dentro perché lui era The Righteous King of Westeros. Però vabbè, c'è chi dice che potrebbe non essere morto perché non si vede il fendente finale. Io sinceramente non so se sperare se è vivo o morto a questo punto. No, a questo punto onestamente io spererei che sia morto. Però cioè, no, a noi amiamo Stannis, sì, figuratevi, tantissimo. Però a questo punto della trama, se si salva, è troppo, è proprio troppo. Però vedremo anche in questo caso, la prossima stagione cosa ci serve. Chiudiamo tutto sommato in bellezza con la trama di Jon Snow, che è forse quella più aderente. Non si rovina una puntata perlomeno. Non si rovina quasi mai, è costruita bene con tutto l'hype che viene creato nelle prime parti, i vari dialoghi con Stannis, con Sam, eccetera, molto eccetera. Figli, molto legati al libro in realtà, perché ci sono davvero pochi cambiamenti. E poi c'è stato il colpo di scena con l'ottava puntata, con un finale che aggiunge robe a quello che già sapevamo, ed è stato bello vedere cose nuove, e l'hanno fatto nella maniera migliore possibile. Perché onestamente, cioè, lui che va ad Ardom non esiste, perché lui non si muove dalla barriera. Nel libro perlomeno non lo fa. Però, vediamo il combattimento con gli estranei, che Martin probabilmente si è dimenticato essere i cattivi del libro, perché tra tutte quante le trame, il punto è che l'inverno sta arrivando. E invece l'inverno è arrivato prima nella serie televisiva che nei libri. Ed è arrivato nella maniera più figa possibile, perché abbiamo avuto tante di quelle conferme. Abbiamo visto gli estranei resuscitare i morti, combattere, armati con le armature finalmente. Ho visto Jon Snow uccidere un estraneo con la sua spada in acciaio di Valyria. È stato fighissimo, fighissimo. E poi chiaramente c'è stato il ritorno alla barriera con i bruti, e chiaramente i guardiani della notte non hanno accettato questo, e questo si era capito sin dall'inizio, da quando Jon Snow era diventato, secondo molti, un vero e proprio bruto. Era comunque una cosa costruita sia nei libri che nella televisione TV, con calma, con raziocinio, era ovviamente, diciamo, capibile, sì, perché sì, comprensibile, sì. E quindi è finita come sappiamo, però... C'è stato questo finale alla Cesare.
Sì, però c'è Melisandre, perché Melisandre nei libri rimane direttamente alla barriera quando Stannis parte per Grand'Inverno. Invece qui c'è questa scena, diciamo, un po' forzata di lei che scappa a gambe levate, cioè, in pratica. Non è un caso che poco prima di questa scena vediamo Melisandre tornare a Castello Nero. Quindi la speranza di molti fan e speculatori, tra cui anche la mia, è che Melisandre faccia con Jon Snow quanto Toros di Mira ha fatto con Beric Dondarrion. Però comunque questa morte, non morte, quello che sarà di Jon Snow, forse è il primo cliffhanger vero di Game of Thrones, solo perché il libro finisce là, quindi non sappiamo effettivamente cosa può succedere. Dalla prossima stagione, se Jon Snow è confermato, perché Kit Harington in realtà ha detto che non li hanno ancora contattato per la nuova stagione, ma forse è una bugia bella e buona. Comunque, se Jon Snow ci sarà nella prossima stagione, tutto quello che accadrà da d'ora in poi, che sia nel libro o non ci sia poi nella stesura finale, è spoiler. Questo è molto in breve, più o meno, tutto, non però durerà probabilmente più lungo degli altri video questo, però. Diciamo, sono le cose più importanti che volevamo dirvi, comunque la nostra opinione. Se vogliamo concludere e trovare un aggettivo per questa stagione è proprio altalenante, e questo viene sottolineato anche dai dati numerici, perché abbiamo visto che la stagione è partita bene con i numeri, poi c'è stato un calo netto degli ascolti. Per ovvie ragioni, perché le puntate sembravano essere un po' noiose, la stagione non sembrava mai prendere il volo. Poi dall'ottava puntata c'è stato un incremento sempre maggiore, tant'è che il record abbiamo avuto nella sesta o settima puntata il record più basso, però poi nell'ultima puntata il record più alto di tutte le stagioni di Game of Thrones, quindi c'è stato questo altalena. Oltre 8 milioni di ascolti, che erano tipo quasi meno di 5 milioni alla sesta puntata, poi 8 milioni sono un incremento davvero notevole. E allora, cosa dobbiamo dire? Che la stagione è bella o brutta? Non lo sappiamo, perché oggettivamente per metà fa un po' schifo, per l'altra metà è bellissima. Chi non ha letto i libri la potrebbe amare in realtà, perché... Anzi, tutti quelli che conosciamo e non hanno letto i libri hanno detto no, questa stagione è bella come le altre, in certi punti anche di più. Dall'altro lato, chi ha letto i libri come noi... Chi ha letto i libri ed è un iracondo come me, ha bestemmiato come un turco a ogni... Soprattutto le prime 3-4 puntate c'era davvero l'odio profondo per quello che stava succedendo, perché i cambiamenti sono tantissimi e delle volte fatti con i piedi, perché Martin, non diciamoci cavolate perché è fantasy, un libro, un genere sottovalutato, no, Martin sa scrivere i libri, sa scrivere le storie, sa scrivere i personaggi, perché, oddio, la caratterizzazione dei personaggi di Martin... Sì, è il punto di forza di Game of Thrones. Cioè, ma nemmeno i grandi maestri della letteratura, cioè, delle volte fanno delle cose peggiori, usano personaggi stereotipati per fare i libri belli. Qui Martin basa tutto sui personaggi e... chapeau! Diciamo che da questa stagione in poi ci aspettiamo che ci sarà sempre questo doppio giudizio tra chi vede solo la serie e chi, leggendo i libri, vede la differenza tra una scrittura quasi perfetta come quella di Martin e di che ogni tanto approssimativa, diciamo, dei due produttori. C'è da dire però che, se, come abbiamo già detto, Martin ha detto quella serie è una cosa a parte, ci dobbiamo mettere l'anima in pace e dire quella serie andrà in una direzione, il libro andrà in un'altra parte. Comunque, questi sono i nostri commenti, sono altamente soggettivi. Adesso vogliamo leggere i vostri commenti, anche se sono difficile commentare l'intera stagione. Non ci scanniamo tutti, perché c'è ogni opinione personale, quindi con calma. E niente, ci vediamo ad un prossimo video che sarà la prossima settimana. Sorpresone! Riguarderà ancora la quinta stagione, perché chiaramente c'è talmente tanto da dire, quindi un altro video ci sta. E vado Irish! Bye!